Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi parleremo dell'improvviso malore e successivo ricovero di Luca Barbareschi, e vi sveleremo quali sono ora le sue condizioni di salute in cui riversa. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Mentre si trovava sull'isola di Filicudi, nelle Eolie, Luca Barbareschi ha avuto un malore improvviso durante le riprese del suo film. Intorno alle 21, il 67enne regista e attore ha avvertito sintomi preoccupanti, che hanno spinto il personale sanitario a richiedere un intervento d'urgenza per il suo trasporto in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il viaggio in elicottero è stato organizzato con rapidità, permettendo a Barbareschi di ricevere le prime cure mediche in modo tempestivo, data la lontananza delle strutture ospedaliere principali dalle isole Eolie. Al Policlinico, i medici lo hanno sottoposto a una serie di accertamenti, rassicurando successivamente che si trattava di un malore gestibile e che non presentava criticità gravi per la sua salute. La notizia dell'accaduto ha immediatamente suscitato preoccupazione tra amici, fan e colleghi, molti dei quali hanno espresso vicinanza e affetto per l'attore in un momento così delicato. L'ex politico e noto volto del cinema italiano ha proprietà nell'isola di Filicudi, un luogo a lui caro, dove trascorre spesso periodi di lavoro e riposo lontano dai ritmi cittadini. Dopo diverse ore di osservazione e gli esami necessari, i medici hanno rassicurato Barbareschi sulle sue condizioni di salute, permettendogli di lasciare l'ospedale in sicurezza. Nonostante lo spavento, l'attore ha deciso di riprendere il suo ruolo sul set il prima possibile, dimostrando una grande dedizione al suo lavoro e un rapido recupero fisico. La produzione del film non ha subito gravi rallentamenti grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi e alla prontezza dello staff medico del Policlinico di Messina. Barbareschi ha voluto ringraziare il personale medico per il supporto e ha mostrato gratitudine per i messaggi di sostegno ricevuti, riprendendo le riprese con la consueta energia e determinazione. E tu cosa ne pensi di Luca Barbareschi? Faccelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.